Perché in piazza oggi? Siamo in piazza per la buona scuola, cioè contro la buona scuola. Siamo noi la buona scuola contro quella che pensa di creare Renzi con quei suoi emendamenti. Noi cerchiamo di creare veramente un lavoro dentro alla scuola che sia sociale, culturale, e cercare di creare una scuola in cui il tempo utilizzato venga utilizzato principalmente per la crescita dello studente e non un'azienda dove si produce sapere. Matteo Renzi è il premier più giovane della storia repubblicana. Cos'è che non vi piace del suo governo e della sua riforma? Allora, la buona scuola mette dei punti abbastanza interessanti, però non ha mai spiegato in che modo intende applicare questi punti. Cioè, con quali soldi noi dovremmo... Con quei soldi lui ha intenzione di eseguire le cose che promette? Sì, ci ha deluso, perché noi vorremmo un'istruzione veramente gratuita. Ad esempio i libri scolastici, che costano tra i 200 e i 300 euro. L'abbonamento ai mezzi pubblici è stato eliminato, l'aiuto per gli studenti. E il contributo scolastico più le tasse scolastiche sono 1000 euro all'anno, e credo che in un momento di crisi questa sia una cosa fondamentale per la scuola. E una soluzione non credo anche che sia far entrare i privati nelle scuole. Noi stiamo aspettando di vedere concretamente cos'è questa riforma. Abbiamo detto che ce la vogliamo giocare, che non vogliamo tabù, vogliamo mettere in discussione tutto quanto, l'autonomia, il modo e i termini in cui si fanno le lezioni, in cui si distribuiscono gli orari dentro le scuole, la vita concreta, questo ci interessa della scuola. Noi ci vogliamo metterci in gioco, vogliamo giocarcela. A patto che anche il governo voglia fare altrettanto. Sì, ci ha deluso perché questa riforma non ci è piaciuta, non ci è piaciuta per vari tagli, non ci è piaciuta perché hanno sostituito gli scatti d'anzianità, vogliono sostituirli con gli scatti meritevoli in base a non si sa quale merito, e non è possibile, vogliono aggiungere lavoro agli istituti tecnici e gli istituti professionali non retribuito, quindi gratuito, quindi è proprio una cosa scandalosa. In più, ovviamente, con lo scatto meritevole il 60% del professore solo può prendere questo scatto meritevole ogni anno, quindi un professore su tre non avrà questo aumento, diciamo. Sono con la professoressa Failli, un insegnante al fianco degli studenti. Professoressa, Renzi è il più giovane premier della storia repubblicana, però sembra che abbia deluso. Ha molto deluso. Io sono una di quelle persone che sto facendo il mio 42esimo anno di servizio grazie alla legge Fornero, quindi grazie a Monti, ma di questa situazione disastrosa degli insegnanti più vecchi d'Europa e forse del mondo, Renzi non ha fatto un minimo intervento, anzi ha fatto secondo me uno strappo istituzionale gravissimo. Quest'estate, quando alla Camera ha passato un emendamento per mandare in pensione noi di quota 96, con una strappo istituzionale, ripeto, gravissimo, il governo ha imposto la fiducia emendando, cioè eliminando questo articolo che ci mandava in pensione. Allora, io che vivo da 42 anni, avete presente 42 anni di lavoro, di contribuzione? Non ho il diritto alla pensione, non ho il diritto che al mio posto venga un giovane? Con il precariato che c'è oggi in Italia, soprattutto precariato intellettuale, ecco perché sono qui. Il governo Renzi ha deluso molto, nonostante le grandi aspettative, essendo il primo governo di sinistra da un po' di anni. Sapevamo che sarebbe andata così, perché l'alleanza con Berlusconi ha reso un cambiamento reale impossibile. Siamo quest'anno in piazza perché è la prima volta che abbiamo la possibilità di reagire prima che passi la riforma. È la prima volta che non ci possono dire la riforma è già passata, non protestate senza motivo. Quindi quest'anno vogliamo veramente cambiare le cose, perché ci siamo rotti le palle di governi che cercano solamente di illuderci che possano cambiare le cose. Noi le cose le vogliamo cambiare veramente per uno Stato migliore, perché io ci tengo a essere italiano, sono orgoglioso di esserlo e non voglio andare via da questo paese, perché qui non ho futuro. E basta. Noi siamo qui perché la scuola è pubblica. Noi non vogliamo diventare un'azienda, la scuola deve essere uguale per tutti, e questo lo devono capire, perché se vogliamo ripartire si riparte dalla scuola, ma si riparte nel modo giusto. Non si riparte vendendo la scuola. La scuola, la buona scuola siamo noi. Studenti, 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 studenti. Io mi piace studiare storia e questo ti ho sempre visto. Vengono tagliate le ore di storia, di filosofia, latino, greco, sono sicuramente materie difficili ma che ci fanno ragionare.
Io voglio continuare a studiare, voglio fare l'università, voglio essere una cittadina critica, voglio diventare, e mi accorgo che con la riforma che stanno proponendo questo sicuramente non accadrà, comunque stanno cercando di non farlo accadere. Hai paura o voglia di dover andare all'estero? Io ho paura, io voglio rimanere in Italia, voglio rimanere qui perché questo è il mio paese, non me ne voglio andare, quindi farò di tutto per non andarmene. E non voglio che qualcuno mi costringa ad andarmene. Vogliamo che venga applicato ciò che è scritto nella Costituzione, una scuola dell'obbligo e che sia accessibile a tutti, senza differenze economiche e quindi di classe. Siamo scontenti per come lo Stato investe i soldi, siamo in mille guerre e poi ci viene detto che non abbiamo soldi per la scuola pubblica. Vogliamo una scuola uguale e che sia accessibile a tutti, senza che venga stipendiata e mantenuta dagli studenti stessi con il contributo che viene chiamato volontario ma è obbligatorio. Non ce la facciamo più, insomma. Massimo, tu sei un insegnante di lettere ed oggi sei in piazza con i ragazzi. Il governo Renzi ha deluso? Sì, noi abbiamo fatto uno spezzone che racchiude noi insegnanti, personale ATA e docenti della scuola del liceo Pasteur. Questo governo ha deluso nel senso che in realtà non avevamo grandi aspettative diverse. Il piano scuola corrisponde a quello che è stato fatto negli ultimi anni. Per quanto riguarda noi insegnanti viene introdotto questo principio ridicolo degli scatti di merito e vengono tolti per tutti quanti invece gli scatti d'anzianità che garantivano il rispetto dell'esperienza maturata sui banchi. E ai ragazzi stanno per consegnare una scuola all'interno della quale la didattica verrà penalizzata dal fatto che i docenti dovranno accumulare questi crediti formativi togliendo tempo allo studio e alla preparazione e per loro dal fatto appunto che si troveranno in una scuola all'interno della quale gli spazi di gestione democratica sono ridotti, all'interno della quale soprattutto il dirigente acquisisce un potere anche di controllo e di valutazione sugli insegnanti che mina alla base quello che dovrebbe essere invece il rapporto di collegialità tra i docenti. E loro si troveranno in una scuola in cui viene chiesto di fare degli stage 200 ore l'anno, che significa prestazioni di lavoro gratuite, non retribuite e che non ha nessuna ricaduta efficace invece dal punto di vista occupazionale, e vuol dire che si troveranno una scuola che per avere dei finanziamenti si dovrà rivolgere ai privati con tutto questo, con tutte le conseguenze che ciò comporta. È per questo che gli studenti stanno in piazza ed è per questo che stiamo gli uni al fianco degli altri. Noi lanceremo dopo questa piazza altre giornate di mobilitazione dentro le scuole, faremo altre 1000 assemblee in giro per l'Italia, invitiamo anche loro magari a tornare a fare qualche giro nelle scuole, l'hanno fatto durante l'apertura dell'anno scolastico, lo possono fare anche mentre noi facciamo le assemblee in cui discutiamo della buona scuola. Tutti insieme, vamos!